serata, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 che ovviamente apriremo con la Serie C, ma anche poi avremo una grande pagina sulla Serie D che finalmente torna, finalmente si torna a giocare, non tutte le partite, due rinvii, però tendenzialmente diciamo che sotto questo punto di vista ce l'abbiamo fatta, c'erano meno problemi nei campionati professionistici ed ecco perché insomma, con la Serie C apriremo e con la Serie C ovviamente non ci sono recuperi e cose da sistemare, non c'è stato il blocco, si è andati avanti speditamente. Questo ci costringerà in Serie D ad avere giornate, tanti turni infrasettimanali per recuperare il tempo perduto. È finita da pochi istanti la gara del Teramo al Liguori di Torre del Greco, 1-1 tra Turris e Teramo, vantaggio di Santoro nel primo tempo, pareggio di Giannone nella ripresa. In Serie D il derby tutto abruzzese tra Pineto e Giulianova lo vince il Pineto, il Notaresco cade a Campobasso, una partita in cui vedremo ci sono stati anche degli episodi arbitrali da vedere e commentare, mentre la sorpresa, che oramai sorpresa non è più, è il Castelnuovo che vince sul campo del Matese, adesso è la prima abruzzese in classifica. Io saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Tra poco noi avremo anche la sala stampa di Torre del Greco per ascoltare le parole di Massimo Paci. Intanto però vediamo i risultati con l'ausilio della grafica, partendo ovviamente dalla Serie C, perché poco fa sono terminate le partite che iniziavano alle 17:30 e come vedete Turris Teramo è finita 1-1, ma facciamo un po' un riepilogo. Juve Stabia Potenza, che era stato, che era stata l'anticipo di ieri, è terminata 2-0. Palermo Casertana 2-0. Nel pomeriggio Bisceglie Catanzaro 1-3, 0-0 tra Cavese e Virtus Francavilla, la vittoria della Catania sul campo della Viterbese, e poi alle 17:30 l'Avellino in vantaggio con Aloi contro la capolista Ternana, si fa raggiungere in svantaggio con vantaggiato l'Avellino raggiunge la parità con Aloi, e poi una partita che sembra destinata a terminare 1-1, anzi con l'Avellino che ha anche qualche occasione per vincerla, al 90esimo l'Averone consente alla Ternana oramai di prendere un vantaggio davvero stratosferico, soprattutto perché le inseguitrici, il Bari, si ferma 0-0 contro la Vibonese, Bari che ha chiuso in 10 per l'espulsione di Sabbione, Monopoli Foggia 2-3, e poi l'altra inseguitrice, il Teramo, fa 1-1 contro la Turris nella giornata in cui riposava la Paganese. Vediamo la classifica quando siamo a due giornate dallo stop per le festività natalizie. La Ternana davvero, come vedete, a 9 punti di vantaggio sul Bari, uno scarto enorme per la formazione di Cristiano Lucarelli, 39 punti per la Ternana, 30 per il Bari, 26 per il Teramo, che in anella il terzo pareggio consecutivo dopo Francavilla, Vibonese e Turris. Considerando che aveva anche perso con la Ternana, il Teramo non vince da un mese, dal 15 novembre, in casa 1-0 contro il Catania. E dunque si rifanno sotto il Catanzaro, che ha meno 1 dal Teramo, 25 punti, a 24 punti il Foggia, 23 per il Catania, 21 per Avellino, Juve Stabia e Turris, 19 punti per il Palermo, 18 per la Vibonese, 15 per la Virtus Francavilla, 13 per il Monopoli, 12 per Casertana e Paganese, 11 per la Viterbese, 10 per Bisceglie e Potenza, 7 punti per la Cavese. Vediamo in Serie D, Girone F, mentre saluto in collegamento la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania, tra poco la vedrete. Ciao, anche. Buonasera a voi. Eccoci qua. Vediamo il Girone F di Serie D, ringrazio sempre tutta la squadra di TV6 con Maurizio Da Qui in regia, con Samuele Mucci, con Claudio Di Giacomo, con Loris Bennato, insomma tutta la parte tecnica che ci assiste in maniera egregia come tutte le settimane. Settima giornata, perché da qui si ripartiva: Aprilia Tolentino 2-1, Campobasso Notaresco 4-1 rinviata, Castelfidardo Vastese, unica abruzzese che non è scesa in campo, Fiuggi Atletico Porto Sant'Elpidio 3-0, Matese Castelfidardo
Nuovo 1-2, Monte Giorgio Vasto Girardi 1-1, l'altra gara rinviata è quella delle Civitelle di Agnone tra Agnonese e Recanatese e come detto Pineto Giulianova finita 1-0, il tra virgolette posticipo è quello tra Rieti e Cinzia Albalonga. Vediamo la classifica. Anche in questo caso con l'ausilio della grafica, con il Campobasso che ha ancora una partita da recuperare che ha 16 punti, 15 punti come ho detto per il Castelnuovo che da oggi è ufficialmente la squadra abruzzese più in alto in classifica, 14 punti per Recanatese e Notaresco, 11 per Fiuggi e Pineto, 10 per Cinzia Albalonga, Tolentino e Vasto Girardi, 8 per la Vastese. Per il Castelfidardo e il Monte Giorgio, 6 per la Briglia, 4 per il Matese, 2 per Rieti, Atletico Porto Sant'Elpidio e Agnonese, chiude la classifica il Giulianova con un punto. Ma prima di andare al girone F, che come detto sarà dalle 20:10 in poi il tema della serata, parliamo un po' della gara che si è appena chiusa al Liguori di Torre del Greco. Ania, lo facciamo con te perché... innanzitutto che partita è stata prima di ascoltare magari Baci in conferenza stampa? Ma, è stata una gara in cui il Teramo è partito meglio rispetto alle ultime trasferte. Si era parlato nella vigilia insomma degli approcci sbagliati nelle ultime gare lontano dal Bonolis. L'approccio in questo caso secondo me è stato abbastanza buono, sia per un paio di tentativi con Costa Ferrere e con Bombaggi, sia poi anche per il gol che è arrivato comunque su azione personale di Santoro, davvero un bel gol dopo essersi scartato un uomo, dopo aver scartato un uomo, il centrocampista biancorosso è riuscito anche a segnare. Tra l'altro poi è uscito nella ripresa per un colpo al ginocchio sinistro che si spera sia solo contusione, si spera ovviamente per il Teramo, visto l'impiego di Santoro che è uno degli onnipresenti tra virgolette nella formazione di Paci. Poi la Turris ha manifestato le solite difficoltà tra le mura amiche, ovvero l'affidarsi sempre ai lanci lunghi e il tentare ripartenza in casa è molto complicato appunto quando giochi tra le mura amiche. La qualità di passaggio è stata abbastanza scarsa, l'episodio decisivo su un lancio lungo è arrivato grazie a uno stop di petto nella ripresa ad una deviazione di petto di Pandolfi, giocatore che tra l'altro segue anche il Napoli per l'inserimento di Giannone che ha dato il pari alla Turris con un bel mancino riuscendo ad infilare Lewandowski. Tra l'altro questo gol è arrivato quando il Teramo e nello specifico Paci aveva deciso di rinunciare all'attaccante perché era uscito mi sembra al quarto d'ora Bonino per far spazio a Mungo e Bombaggi era avanzato di un po' per fare insomma il falso nuovo, il finto centravanti per cercare di essere lui quella punta avanzata. Dopo questa mossa e dopo il gol subito Paci ha fatto secondo me una sorta di passo indietro inserendo Gerbi, poi nel recupero è entrato anche Kappa, ma i tentativi di vincere questa gara sono stati davvero pochi, ricordo soltanto un paio di conclusioni di Mungo, una deviata e una terminata alta sulla traversa, ben poco comunque per provare a vincere e manifestando sempre le solite problematiche nel trovare la via del gol per quanto riguarda il Teramo. Tu parlavi di passo indietro, in realtà che cosa fai riferimento? Questo è il gol di Giannone, fai riferimento se non erro al doppio cambio dell'ora di gioco quando sono usciti Santoro perché aveva problemi per Viero e questo è un cambio che ci sta, ma è uscito Bonino per far spazio a Mungo, dunque non attaccante per attaccante ma un attaccante per un difensore. Ricordiamo che la Turris ha segnato al minuto 70 e quindi eravamo ancora sullo 0-1, quindi il Teramo era ancora in vantaggio e in realtà poi è stato un cambio conservativo che è stato ripristinato poi solo al minuto 82 quando è uscito Bombaggi ed è entrato Gerbi, a quello fa riferimento immagino. Esattamente, poi il gol non è arrivato magari per quello, però inserire secondo me un centrocampista per un attaccante dai implicitamente un messaggio sbagliato alla squadra, cioè dici vabbè proviamo a difenderci, proviamo magari di qualità con i centrocampisti a venire in avanti a fare qualcosa in ripartenza,
ma non c'è una punta centrale che magari impensierisce la difesa della Turris e quindi magari dà un occhio anche al centravanti e cerca di non venire totalmente in avanti. Il gol è stato anche propiziato da, insomma, dalle letture difensive errate, dal bel gesto tecnico di Pandolfi sicuramente, però il messaggio secondo me implicito in quel momento ha dato Paci. A posteriori, ed è sempre facile parlare a posteriori, è stato però sbagliato. Oh, vediamo un po' le immagini, facciamo, le commento io a braccio, così magari le rivediamo per chi magari non ha avuto l'opportunità. Siamo nel primo tempo, c'è subito il Teramo che parte bene, devo dire, molto bene, con Bombaggi sulla destra che mette il pallone al centro, la respinta di Lorenzini e poi il tiro di Costa Ferreira con Abbagnale che devia il pallone in calcio d'angolo. Punizione di Bombaggi che vorrebbe il calcio d'angolo, la deviazione, l'arbitro non è dello stesso avviso, la palla che tocca la parte superiore della traversa. Pandolfi lanciato in profondità, prova un gol impossibile e il pallone termina alto sopra la traversa con Lewandowski che però era sulla traiettoria. Il gol del Teramo, lancio verticale per Bonino che fa un buon movimento, mette il pallone al centro dove non c'è nessuno, ma attenzione perché sul secondo palo è Caparbio, un giocatore del Teramo. Santoro dribbla un avversario destro sul secondo palo e pallone in fondo al sacco con il Teramo in vantaggio 1-0. Gol di Santoro, bellissimo, bisogna dirlo, se non erro dopo quello con il Palermo il secondo. Sì, è il secondo gol in campionato. Ripresa con la Turris che trova il gol del pareggio con Rainone, ma gol che viene annullato per posizione di offside del difensore della Turris e dunque gol che non si può neanche considerare invalidato. Poi sempre calcio di punizione di Giannone, la palla arriva a Fabiano, pallone respinto da Iotti e si immola sulla traiettoria, sarebbe stato davvero un'occasione d'oro. Dadalt per Signorelli che è entrato nella ripresa, sponda di Pandolfi, Giannone si inserisce, esterno sinistro, Lewandowski battuto e gol dell'1-1 che poi sarà quello definitivo che fisserà il risultato sull'1-1 conclusivo, ma davvero un'azione ben manovrata, gol tutt'altro che semplice di Giannone, bellissimo quello di Santoro, bello anche quello di Giannone. Il Teramo prova a reagire, bisogna dire ci ha messo qualche minuto a riprendersi il Teramo con Mungo che come detto è entrato al posto di Bonino, pallone deviato, miracolo di Abbagnale, qua siamo veramente negli istanti finali di gara e poi altra occasione clamorosa con Ilari in area di rigore, arriva Mungo che sparacchia però alto senza trovare neanche la deviazione, termina 1-1 a Torre del Greco tra Turris e Teramo. Queste le immagini della partita. Andrea, volevo chiederti, in attesa della conferenza stampa, noi ovviamente siamo sulla stanza Zoom della Teramo Calcio e vi dico che ancora non si è seduto Massimo Paci, ti chiedo come dobbiamo valutare questo terzo pareggio consecutivo che fanno 3 punti nelle ultime 4 gare. Beh, intanto la Ternana si sta avvicinando alla regina dello scorso anno, anche se dobbiamo sempre valutare il fatto che il colpo di questa sera è notevole, ma dovendo riposare le altre possono avvicinarsi prima della fine del girone, però è chiaro che è una vittoria fondamentale. Per il Teramo ritengo che sia un punto positivo perché la partita era difficile, tale poi si è dimostrata. È evidente che c'è rammarico perché il Teramo era in vantaggio, ha subito nella parte finale del confronto questo gol del pareggio, ha avuto le occasioni anche per vincere, dunque ritengo che del rammarico ci possa essere, ma la Turris non è stata a guardare, ha avuto un gol annullato, ha avuto delle occasioni, io penso che il risultato sia giusto, però è evidente che un po' di rammarico in casa Teramo ci possa essere, perché comunque si potevano accorciare le distanze dal Bari e riavvicinarsi dunque al secondo posto. È una giornata pro Ternana, è una giornata pro Catanzaro che fa filotto, vince contro il Bisceglie e dunque rosicchia punti dalle squadre che sono al secondo e al terzo posto.
Quindi in un momento in cui la squadra ha accusato una flessione, e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il fatto di non perdere è positivo. Poi è chiaro che, leggendo da un altro punto di vista, il rammarico per essere stati in vantaggio e aver avuto quelle due palle gol con Mungo proprio alla fine, insomma, un filo di amaro in bocca ci possa stare. Nel complesso però c'è anche il pareggio. Assolutamente, assolutamente. Ania, chiedo anche a te come va valutata, peraltro anche in ottica prossima giornata di campionato, perché se vediamo non tanto il prossimo turno, perché sappiamo che il Teramo gioca in casa contro la Cavese, per far vedere la posizione della Cavese, che è una di quelle squadre che oggettivamente sembra un po' più in difficoltà delle altre, la vediamo, eccolo qua, è ultima in classifica e in generale sembra una squadra con tante criticità, ecco. Probabilmente in questo momento serve al Teramo avere in casa una squadra in difficoltà. Sì, probabilmente serve una gara semplice, tra virgolette, anche se poi le gare semplici alla fine non ce ne sono mai, ogni gara presenta comunque delle difficoltà. Mi viene da dire che questa gara potrebbe portare delle difficoltà al Teramo solo se il Teramo si crea delle difficoltà per la classifica che vediamo in questo momento. Però è chiaro che la formazione di Paci è da un mese a questa parte in flessione di risultati, anche di prestazioni, perché comunque poi, a parte quel quarto d'ora, 20 minuti iniziale di oggi, dove alla fine il Teramo ha premuto e si è anche visto un po' il Teramo delle prime giornate di campionato, quando aggrediva subito l'avversario, poi è andato via via spegnendosi e manifesta sempre questa grande difficoltà nel cercare di proporsi in avanti e soprattutto di far male agli avversari. Il Teramo finora in 14 gare giocate non ha mai segnato più di 2 gol a partita, non è mai riuscito a vincere segnando più di 2 gol a partita, quindi può non voler dir nulla se vinci, può voler dir tanto se è un fattore che si conferma sempre e se alla fine si manifesta anche nel non riuscire a far proprie le gare, cioè non riuscire a trovare spesso la via del gol, ti crea anche una sorta di timore di non riuscire a fare gol, ecco, non so se mi sono spiegata, è un po' un tunnel psicologico in cui il Teramo non deve finire. Andrea, io invece volevo chiederti, mentre possiamo continuare a vedere le immagini, un giudizio sulla questione Piacentini. Beh, è una questione piuttosto spinosa e piuttosto delicata. Solitamente per svelare queste cose dobbiamo un po' faticare noi, invece in questo caso ci ha tolto un po' di lavoro la società, perché è uscita allo scoperto. Io da un certo punto di vista capisco anche la società, che fa un certo tipo di discorso: noi ti abbiamo aiutato, caro Piacentini, a esplodere, sei stato tanti anni qui, ti abbiamo permesso di diventare un giocatore importante, anche apprezzato sul mercato, e ora ti chiediamo la possibilità di, tra virgolette, monetizzare, e questo può avvenire prolungando il contratto. Io resto sempre molto perplesso su questa monetizzazione, perché poi o arriva un club magari di Serie A che scommette forte, altrimenti non so quanto margine c'è per fare una grossa plusvalenza. Andrea, scusa, ti interrompo perché ci dovrebbe essere Massimo Paci. Okay. Che ascoltiamo. Santoro, credo che sia una cosa importante. C'è da chiedersi se è naturale che lasciassimo un po' di campo a loro nella ripresa. Perché poi la partita l'abbiamo ripresa in mano un'altra volta dopo aver subito l'1-1, quindi c'è da chiedersi perché non siamo riusciti a governare meglio anche in quei 20 minuti. Allora, è difficile dare una risposta, è un po' fisiologico, perché incontravamo una squadra forte che nell'ultimo periodo, non parlo nelle ultime 3 partite, ma nell'ultimo periodo ha fatto bene, ha messo in difficoltà molte squadre, quindi avevamo un avversario comunque aggressivo, tecnico, e quei 20 minuti secondo me sono dipesi molto dal fatto che non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Infatti lì dobbiamo migliorare, perché quando siamo in partita così, che controlliamo il gioco, che riusciamo a sviluppare, dobbiamo assolutamente trovare il secondo gol, perché poi un'azione a volte si concede.
chiedere di essere perfetti non è sempre semplice, soprattutto in questi campi, quindi sappiamo che quell'aspetto va migliorato, cercheremo di fare meglio, quello è sicuro, quello è il dubbio, però rimane il fatto della bella partita e della risposta, della grande risposta che ho avuto da parte dei ragazzi. Mister, buonasera mister, in diretta con l'Abruzzo del Pallone, volevo chiederle, non so se è già stato affrontato il tema, che sarà probabilmente quello che ci porteremo avanti almeno qualche ora, il cambio del 60esimo, cioè il fatto di rinunciare ad un attaccante per mettere un centrocampista, si è pentito un po' o lo rifarebbe quel cambio? Il cambio del 60esimo... Abbiamo cambiato Piero Santoro, Mungo Bonino. Abbiamo fatto il primo cambio perché Santoro si è fatto male al ginocchio e ha chiesto il cambio perché non riusciva. No, l'altro, io mi riferivo all'altro. L'altro cambio no, perché avevamo bisogno di un giocatore che portasse pressione alla squadra avversaria e poi ritenevo che Francesco poteva darci quel supporto in fase di pressing e poteva darci soluzioni su palla inattiva, quindi no, non so, no, perché poi alla fine loro ci hanno tirato una volta in porta, quindi rifarei il cambio. Sono contento che abbiamo finito la partita con 5 giovani in campo, quindi ho avuto molte risposte positive. Secondo giro, ecco. Sì, mister, io le voglio chiedere come sta Santoro e quanto ha inciso diciamo, averlo perso, insomma, essere stati costretti a sostituirlo, e poi come giudica la prova di Trasciani, che oggi era all'esordio, insomma, lo ha lanciato dal primo minuto. Intanto al posto di Santoro è entrato Federico Viero, che secondo me ha fatto un'ottima partita. Trasciani ha giocato bene in un ruolo non suo, però abbiamo avuto delle ottime risposte da lui. E, sì, certo, l'assenza di Simone si è sentita, perché è comunque un giocatore importante per noi, per il nostro modo di giocare. E, infatti, in quei 20 minuti che abbiamo un po' sofferto, si è sentita un po' la sua assenza. Però ripeto, Federico è entrato e ha giocato molto bene, secondo me. È stato proprio un discorso di riorganizzazione a quel cambio che non abbiamo. Siamo riusciti a far fronte in maniera immediata. Dante, non ti sentiamo. Sì, ecco. Dicevo che tatticamente io per gran parte del primo tempo ho rivisto il miglior Teramo dell'anno. Non pensavo davvero che la pareggiassimo questa partita, quindi un po' da questa angolazione, come voi, ci sono rimasto davvero molto male. Però c'è una costante, mister, in questa squadra, senza nulla togliere anche a Bonino, che oggi ha giocato secondo me anche molto bene, però non abbiamo il bomber, a noi serve un attaccante che faccia gol. Io non so se Paci questo in camera caritatis lo chiederà al presidente, ma io credo che il Teramo abbia bisogno di un attaccante che faccia gol, perché a quel punto potremmo giocarci veramente il campionato, non dico per vincerlo, per l'amore del cielo, ma andando a piazzarci in una posizione di classifica tale che ci farebbe sognare in questo brutto anno che ci lasciamo alle spalle. Io sono contento dei miei ragazzi, credimi, sono contento. Certo, siamo un po' indietro nel processo di finalizzazione, bisogna migliorare, gli attaccanti devono migliorare, in dubbio, e io in quanto tecnico non sto qua per giudicare, ci manca qualcosa, quello si farà in separata sede, in discorsi diversi. Io sono qui per far crescere i ragazzi che abbiamo, Lorenzo, Pinzauti, Bonino, Gerbi, Eric, e quindi il mio approccio sta lì, a cercare di migliorare i ragazzi che ho. Non la vedo in maniera diversa, poi qualsiasi cosa può succedere la valuteremo, ma io sono contento di loro. Certo, dobbiamo migliorare quell'aspetto, ma quello lo vedete voi, lo sappiamo noi dentro lo spogliatoio, lavoriamo tutti i giorni per migliorare quell'aspetto, però oggi secondo me Cristian ha fatto un'ottima partita. È stato bene, sì. Gli manca il gol, sì, lo so, però bisogna avere pazienza, non...
Lo so, capisco che tutti vorrebbero che i nostri attaccanti facessero gol, io invece ho più pazienza perché credo nelle loro potenzialità e credo che basta poco, non siamo molto lontani dal fatto che si possa sbloccare Christian o che possa Lorenzo tornare ad essere il giocatore importante che è stato sempre fino adesso. Abbiamo Eric Gerbi che secondo me ha un potenziale enorme. Credo tantissimo in Eric Gerbi, è un giocatore secondo me eccezionale. E, insomma, il potenziale c'è, sta a noi supportare questi ragazzi, sta a noi lavorare per farli migliorare. In questo momento sono indietro, sì, lo so io, lo sapete voi, lo sappiamo tutti, ma il mio compito è quello di cercare di migliorarli, cercare di lavorare con loro per arrivare un giorno a fare più gol. Mister, qualche settimana fa, all'inizio della tua avventura a Teramo, hai detto: io mi aspetto che quando ci saranno dei momenti di difficoltà ci sia equilibrio. Ora, è indubbio che questo è un piccolo momento, non di difficoltà, ma un po' di affanno. Stai ritrovando quell'equilibrio che tu ti aspettavi quando l'hai detto? Beh, oggi ho avuto delle risposte eccezionali, fantastiche dalla squadra. E credo che si siano viste, non l'ho avute solo io. Significa che abbiamo trovato un bel equilibrio a livello emotivo, a livello di spogliatoio. Non abbiamo passato un momento difficile noi, perché come ho detto ieri in conferenza a Walter, è tutto un discorso di aspettative. Se ci aspettiamo che questa squadra debba essere prima in classifica, allora è normale pensare che questo sia un momento un po' difficile, ma per noi non è così. Sappiamo che dobbiamo crescere perché tanti giocatori magari sono indietro e devono crescere, ma quella è la nostra stagione e quindi questo piccolo periodo di cui parli tu, che per noi è una cosa fisiologica, oggi la squadra ha risposto in maniera egregia. Non è arrivata la vittoria, doveva arrivare, peccato, però dobbiamo continuare così senza perdere di vista l'obiettivo, che è quello di vincere ogni partita che possiamo. Non dobbiamo perdere di vista l'importanza degli allenamenti, dobbiamo continuare sulla nostra strada, tutto qua, con la massima umiltà e andare avanti, perché questa squadra è forte e può far tanto in questo campionato. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie mister Borriani. Grazie al tecnico del Teramo Massimo Paci, ovviamente grazie in primis all'ufficio stampa della Teramo Calcio, Marco De Antonis e Fabio Gatta, che insomma ci hanno permesso di entrare all'interno della conferenza stampa Zoom del Teramo. Ragazzi, che impressione avete avuto, Ania e poi Andrea, dalle parole di Paci? Ma lui è sempre una persona molto equilibrata, quindi di conseguenza anche quando magari le prestazioni, come insomma mi sembra di vedere a me quella odierna, non sono granché, lui ha comunque il grande merito di mantenere l'equilibrio, di tenere le aspettative ad un certo livello in modo tale che le pressioni non salgano troppo rispetto ad una squadra che comunque per un determinato numero di giocatori può occupare questa posizione e forse anche di più. Per la panchina qualcosa effettivamente manca, quindi scusami Ania, abbiamo nella stanza Zoom, se non erro, Trasciani, non so se sta già parlando. Scusami. Sì, mi sento. Ecco, allora, dicevo, complimenti intanto per la tua prestazione. Oggi eri all'esordio, l'emozione che hai provato, peccato, purtroppo il Teramo deve accontentarsi di un punto. Sicuramente quando si fa la prima partita titolare c'è sempre un po' di emozione, è sempre un'atmosfera particolare. E sono soddisfatto della prestazione mia personale, dispiace per la prestazione complessiva della squadra perché meritavamo di più, speravamo in qualcosa di più. Il primo tempo ci siamo mossi e comportati molto bene all'interno del campo, sotto l'aspetto tattico che della cattiveria agonistica, e ci dispiace per il gol preso nel finale, viste le poche occasioni comunque avute dalla Turris. Volevo chiederti come ti sei ritrovato in una posizione nella zona del campo che non è la tua, se pensi di poter continuare anche a giocare in quella zona e se puoi dirci come sta Santoro. Allora, sicuramente io penso che è una posizione del campo che posso ricoprire,
magari come oggi, dove la partita è un po' più difensiva, dove dobbiamo cercare di coprire un po' le due punte, e quindi è più utile avere un terzino di contenimento piuttosto che di spinta. Se la partita dovesse essere di spinta e più offensiva, è ovvio che le caratteristiche mie personali non sono appropriate alla partita, però sicuramente loro che posso ricoprire, e se chiamato in causa lo farò tranquillamente. Mentre per Simone, guarda, ti devo dire che so che ha preso una forte botta e speriamo che non abbia nulla di grave, perché sappiamo quanto è forte e soprattutto quanto serve alla squadra in questo momento in generale. Daniele, so che non è bello parlare delle situazioni dei compagni di squadra, però è indubbio che si apra qualche spazio in più per te con la situazione di Piacentini attuale. Per Daniele Trasciani qualche spazio si apre inevitabilmente. Beh, sicuramente l'esclusione di Matteo intanto dispiace molto a tutta la squadra, perché comunque è un ragazzo, anche io personalmente, a cui sono molto legato, che mi sta molto simpatico e che dispiace non averlo in rosa. Detto questo, sicuramente è un difensore in meno e quindi spero che ci sia un po' più di spazio per me. Vedremo poi il disegno del mister, quello non spetta a me sicuramente. Ecco Daniele, io volevo chiederti, un Teramo che ha avuto un ottimo impatto, no, con la gara, si è rivisto il Teramo intenso, aggressivo nel primo tempo, poi nella ripresa è stato il Teramo a non riuscire a ripartire e quindi a essere ancora propositivo, o è la Turris che ha alzato il baricentro, vi ha chiuso nella vostra area di rigore? Sicuramente il primo tempo è stato ottimo, almeno sia a livello di risultato che a livello di prestazioni, di come eravamo sistemati in campo. Siamo stati precisi e determinati nelle situazioni giuste. Il secondo tempo è uscita fuori un po' la Turris, un po' perché comunque essendo in casa credo sentisse il dovere di fare qualcosa in più rispetto al primo tempo, dove comunque avevamo portato poco e niente, e nonostante questo anche al secondo tempo grosse occasioni non ne hanno avute. Ha detto oltretutto un po' di sfortuna e purtroppo questo fa parte del calcio e andiamo avanti. Perché secondo te, Trasciani, il Teramo dopo aver dominato? Ecco, noi possiamo rientrare. Ania, ti ho interrotto bruscamente e poi volevo anche un giudizio da parte di Andrea sulle parole di Massimo Paci, mentre diamo la buona serata, lo ritrovo con piacere nella stanza Zoom insieme ad Ania, Fabio Montani, che adesso ha con un bellissimo albero di Natale. Ciao Fabio! Ciao, buonasera! Stai benissimo, la location è fantastica con l'albero. Grazie. Complimenti per l'albero. Ania, ti ho interrotto, poi andiamo da Andrea. No, stavo dicendo che comunque è apprezzabile in pace l'equilibrio che mostra sempre, sia quando insomma le prestazioni non sono granché, sia quando invece le prestazioni sono molto buone, sempre a cercare di alleggerire la pressione in tutti i sensi, sia quando magari le cose vanno bene che quando vanno meno bene. Quindi questa è una caratteristica molto importante dell'allenatore del Teramo. Per il resto adesso serviranno, per uscire da questo momento di flessione, penso anche quei giocatori che sono stati meno utilizzati fino a questo momento, che inevitabilmente sono un po' più indietro proprio perché sono stati poco utilizzati, ma saranno importanti secondo me perché proveranno, o almeno possono provare a dare quel qualcosa in più, quella sterzata che i titolari in questo momento hanno bisogno. Andrea, sulle parole di Paci che hai ascoltato, sì, prima. Però volevo sì, chiudere l'argomento Piacentini, visto che lo avevamo sì, aperto. Quindi ripeto, da un lato la società chiede tra virgolette anche riconoscenza per il fatto di aver lanciato il calciatore, quindi prolungando il contratto. E poi solitamente se questo non accade è perché si può immaginare che il giocatore abbia già un accordo con un'altra squadra, oppure ci sono dei problemi con il giocatore o con l'agente del calciatore per cui non si riesce a prolungare il contratto, perché poi comunque se c'è un'offerta magari il giocatore può andare via lo stesso, però sarà contento magari il calciatore, sarà contenta anche la società che cede. Quindi probabilmente è successo qualcosa, mi viene da pensare questo, se poi si esce così allo scoperto. Bisogna dire anche che nel calcio
di questi anni. Abbiamo avuto degli esempi, l'ultimo è Milik del Napoli, ma abbiamo avuto dei casi anche nella Lazio con Lotito, di giocatori che non prolungano il contratto, vengono messi fuori rosa e poi, come si dice, Dio vede e provvede. Però qualcosa c'è sotto che non è andato. Su Paci l'ho trovato un po' ingrigito, probabilmente io penso che insomma lui non si aspettasse che questa flessione si prolungasse fino a questo punto, e ritengo che lui, da certi giocatori a disposizione, panchinari di inizio stagione, si aspettasse un contributo un po' migliore. Penso si aspettasse di più da Bonino, si aspettasse di più da Gerbi, si aspettasse di più da Mungo, si aspettasse di recuperare un po' prima e meglio Bombaggi. E questi sono dei fattori che probabilmente hanno fatto rallentare il Teramo. Oramai sono arrivate tutte, è arrivato il Catania, è arrivato il Catanzaro, a Turris non tanto, però c'è un'altra squadra adesso, non mi ricordo, se vediamo un attimo la classifica. Però sì, vediamo la classifica. Le squadre che stavano inseguendo e che possono ambire a quel terzo posto è il Foggia, quindi Foggia, Catania, la stessa Juve Stabia, Catanzaro, sono tutte lì. L'Avellino deve anche recuperare un'altra partita. Quindi insomma il Teramo sente il fiato sul collo delle altre squadre. Il terzo posto è una gran posizione, ma ora comincia a essere un po' più difficile difendere questo piazzamento. La gara con la Cavese potrebbe essere una boccata d'ossigeno. Assolutamente sì. Oh, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Prima di andare in pubblicità saluto Ania. Ciao Ania, ci vediamo martedì. Ciao. Ok. Ci vediamo martedì sera e prima di andare non ci sono coppe. Non ci sono coppe e anche volendo, purtroppo per quanto mi riguarda, non ci saranno più per questa stagione. Ahimè. E invece Andrea, sento Fabio che ride in sottofondo. Però c'è la Coppa Italia. La Coppa Italia. Eh sì, purtroppo. Peraltro è uscito un video degli autogol fantastico, con il treno che prende in faccia, sì, Lukaku, quell'altro che dell'Europa League che non lo prendiamo, e poi quello della Coppa Italia che è uno scassato regionale. Vabbè, fantastico. Fabio, che partita hai visto oggi prima di andare in pubblicità? È una partita di una squadra di fuori regione di Serie D. Ah, ok. Preferisco non... Va bene. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Grazie a Dania, ci vediamo martedì. Fabio, a tra poco con te per cominciare il lungo dibattito sulla Serie D. Una buona serata anche alla nostra rappresentante. Ciao Roberta. Buonasera a tutti. E allora, io prima di iniziare, perché partiremo da Pineto Giuliano, da Fabio Montani, volevo un giudizio, vedendo anche la classifica di questo girone F, Fabio, per capire se queste sono gerarchie consolidate che pensi che potremmo portarci avanti da qui fino alla fine del campionato. Come? Non ti sento bene, sento a tratti. Prima ti sentivo diretto. Ho detto, vedendo questa classifica, se è sono delle gerarchie che possiamo portare. Non riesco a sentirti, Jacopo. Ok, non mi sente Fabio? No, adesso sì, a tratti salta l'audio. Ok, spero che tu adesso mi senta un po' meglio. Non ti sento. No, va bene. Facciamo una cosa, Roberta, allora. Rientriamo, ci vediamo al tuo servizio. Pineto Giuliano 1-0, facciamo prima. Pineto Giuliano 1-0, Roberta Di Sante. Il Pineto fa suo il derby contro un rimaneggiato Giulianova, conquistando 3 punti pesanti. I biancazzurri superano di misura i giallorossi grazie ad una prodezza balistica di Paoli al termine di un derby agonisticamente combattuto, ma che evidenzia carenze nel reparto avanzato di entrambe le compagini. Nel Pineto Salvatori prende il posto di Orlando, passato al Latina. In mediana Camplone affianca Paoli, davanti c'è Tomassini con Olcese squalificato. Il neoacquisto Mininkleri parte dalla panchina. Del Grosso costretto a rinunciare in extremis a Ranellucci, accentra in difesa De Moleon con Ferrini e Cristiano Del Grosso a supporto, inserisce Antonelli ed Antonio sulla sinistra, mentre in avanti Campagnacci sostituisce un pedalino non al top della condizione. La prima occasione della gara è per gli ospiti, al sesto Cristiano Del Grosso dalla bandierina in becca De Moleon, che sbilanciato spedisce alle stelle. Al 12° si sblocca il risultato. Paoli approfitta di un disimpegno errato del Giulianova, vede l'ex
Xamadio fuori dai pali e fa partire un pallonetto che sorprende tutti e si insacca alle spalle del portiere giallorosso per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Galvanizzato dal vantaggio, il Pineto sfiora il raddoppio al 27esimo con Esposito che si incunea in aria ritrovandosi a tu per tu con Amadio che ci mette una pezza toccando la sfera quel tanto che basta per favorire l'intervento risolutivo di Del Grosso. Il Giulianova pressato fatica a creare occasioni pericolose tanto che Mercorelli è praticamente inoperoso. Al 36esimo D'Antonio viene servito al limite dell'area ma l'ottimo intervento di Ciarcelluti in chiusura gli impedisce il tiro. Di fatto finisce qui un primo tempo agonisticamente combattuto ma avaro di occasioni. Nella ripresa al 10° i giallorossi ospiti avrebbero l'occasione del pari ma Antonelli servito sul palo lontano spedisce al lato sprecando una buona opportunità. Anche il Pineto dall'altra parte fatica a trovare il pertugio giusto. Al 16° Esposito tenta una conclusione da fuori ma Amadio respinge e la difesa libera la propria area. Girandola di cambi quindi per i due tecnici con il risultato che resta inchiodato sull'1-0. Il più pericoloso tra i nuovi entrati è Bugaro che al 23° dal limite spara alto mentre al 29° chiama alla parata Remo Amadio. L'occasione più ghiotta però per il Giulianova arriva in pieno recupero al 48° quando Campagnacci servito da Del Grosso in scivolata spedisce fuori l'opportunità di portare a casa almeno un punto. Al triplice fischio a gioire per i tre punti è il Pineto che continua tuttavia a palesare qualche difficoltà negli ultimi 16 metri. Matura invece per un Giulianova in crisi di risultati la quinta sconfitta in 6 partite. Giallorossi che mercoledì proveranno a giocarsi il tutto per tutto nel recupero contro il Porto Sant'Elpidio. Oh, tra poco sentiremo l'intervista, adesso spero che Fabio tu mi senta bene. Ok, adesso sì. Perfetto. No, facciamo un passo indietro, ti volevo chiedere, vedendo la classifica e poi entriamo su Pineto Giulianova, se queste che vediamo sono gerarchie che possiamo definire già abbastanza consolidate oppure no? No, no, consolidate assolutamente no, perché diciamo che con queste anomalie, con questo campionato che io ritengo falsato, non possiamo parlare di gerarchie. Però è chiaro che certe squadre che hanno organici importanti, strutture importanti, faranno un certo tipo di campionato, sicuramente. Pineto e Giulianova, come le hai viste dal servizio, ma in generale, anche se un campionato un po' così, pensi che siano questi i valori, cioè un Pineto che dovrà un po' lottare per entrare nell'otto playoff e un Giulianova che invece dovrà davvero faticare tanto per la salvezza? Allora, Pineto anche quest'anno ha costruito un organico importantissimo e quindi ci si aspetta un campionato di vertice. Lì davanti sicuramente, sempre parlando e facendo il discorso che ho fatto all'inizio, che questo secondo me non sarà un campionato normale, quindi tante situazioni che negli anni passati erano logiche, secondo me quest'anno non lo sono, perché fermare il campionato per tutto il tempo che sapete, 30-40 giorni, quindi tante cose. Ci saranno secondo me anche risultati a sorpresa, però poi quando hai una struttura, una società forte, hai delle strutture, un organico forte, è chiaro che certi gap li vai a colmare man mano, magari per chi è un po' più in difficoltà a livello societario, chi ha organici un po' così, diciamo, risicati, con queste situazioni che si stanno purtroppo avendo sarà ancora più complicato, però se speriamo possiamo spero che tutto finisca, che si possa ricominciare a vivere serenamente, diciamo, e quindi anche sotto l'aspetto calcistico il Pineto deve fare un cambiamento importante, anche l'acquisto che ha fatto in settimana parla chiaro. E per il Giulianova non ho, secondo dal mio punto di vista, buone sensazioni, anche per il discorso che ho fatto poco fa, perché ha delle difficoltà e in questo momento dove purtroppo esistono altre cose vanno a incidere anche sotto l'aspetto, diciamo, organizzativo, di struttura, quindi la vedo per il Giulianova un po' complicata, però mi auguro che riesca a mettere a posto tante cose, perché è un abruzzese, quindi ci tengo, speriamo tutti quanti che possa risalire la china. Roberta, che partita è stata oggi? Abbiamo visto le tue immagini, il risultato rispecchia un po' quello che è stato l'andamento della gara?
Guarda, sostanzialmente direi che ci può stare questo 1-0, anche se il Giulianova poi è venuto un po' più fuori nel secondo tempo. C'è stato un momento della partita in cui avrebbe, diciamo, ha messo comunque in difficoltà il Pineto nonostante tutto. È stata, diciamo, la differenza, diciamo, di valori che sottolineava anche il tecnico Fabio Montani, che saluto. È stata una partita combattuta soprattutto da un punto di vista agonistico delle due squadre, che hanno dato, insomma, vita a un bel derby, però è stata nel contempo una gara che non ha offerto grandissime occasioni, al di là di quelle che poi abbiamo visto nel servizio, che non sono state moltissime come avete potuto vedere dalle immagini, e ha messo in evidenza una carenza, diciamo, soprattutto negli ultimi 16 metri, una carenza realizzativa di entrambi ambe le formazioni, perché è vero che il Pineto sicuramente nel corso del primo tempo ha creato di più, però ha vinto questa gara grazie ad un episodio, sostanzialmente questo pallonetto di Paoli che ha visto Remo Amadio fuori dai pali e ha sorpreso sia la difesa che il portiere. Però insomma, sicuramente, lo dice poi, lo ha ammesso anche a Maolo nelle interviste che sentiremo, c'è un problema tra virgolette attaccante che si devono un po' sbloccare, così come nel Giulianova, che ha provato nel corso del secondo tempo a fare qualcosina senza però riuscire poi più di tanto, tanto che Mercorelli non è che poi sia stato così tanto impegnato. Hai parlato delle voci post gara, li andiamo ad ascoltare, i due tecnici del Grosso e Amaulo, al tuo microfono, vediamo. Mister Daniele Amaulo, una vittoria importante dopo 40 giorni di stop, una partita agonisticamente combattuta da entrambe le squadre. Sì, quando giochi da 40 giorni non è mai facile riprendere il filo del discorso. In un derby contro una squadra che ci ha sorpreso anche per il modulo messo in campo, quindi magari in settimana prepari la partita in un modo, poi ne trovi un altro in campo, quindi questo 3-4-3 ci ha messo un po' in difficoltà e, come ho detto prima, dopo 40 giorni è fondamentale ritrovare anche i tre punti, perché noi ne avevamo bisogno, visto che mancavano da un paio di mesi, quindi prendiamo questi tre punti e la prestazione sicuramente possiamo migliorarla. Sappiamo che abbiamo qualche problema negli ultimi 16 metri, ci stiamo lavorando da tempo, ma sicuramente prima o poi si sbloccheranno i nostri attaccanti e cioè avremo un po' quei gol che possa permettere alla squadra, ecco, di migliorare il tabellino in fase offensiva. Minigleri è un giocatore di qualità che ha l'ultimo passaggio, è chiaro la condizione non è ottimale perché gli ultimi due anni sono stati un po', ha avuto qualche problema e anche il ritmo gara, dobbiamo inserirlo gradualmente. Adesso c'è la sosta di Natale, cerchiamo di gestirlo in queste due partite e poi per riprendere a gennaio magari con una condizione migliore. Mister Federico Del Grosso, siamo qui a commentare ancora una volta una sconfitta. Che cosa non funziona in questo Giulianova? È vero che oggi eravate un po' rimaneggiati perché c'erano tante assenze, avete combattuto agonisticamente questa sfida, però ancora troppo poco a livello di occasioni. Abbiamo preso un gol su una nostra disattenzione e basta, quindi questo è il discorso. Non posso rimproverare a livello caratteriale nulla ai ragazzi, purtroppo le assenze pesano, non è che non pesano, quindi non sono delle giustificazioni, ma questo è quello che è successo oggi. Secondo me il pareggio era un risultato più giusto. Ti trovi di fronte purtroppo a degli infortuni che capitano in partita, io personalmente non c'è poco da dire, io so dove lavorare, è chiaro che occorrono anche gli interpreti che poi la domenica vanno in campo, io so dove lavorare, ho sempre saputo. Questo comunque significa che Del Grosso rimarrà sulla panchina di questo Giulianova? Beh, ecco, questa è una domanda che non ti so rispondere, io vado a casa tranquillo, sereno, con le responsabilità che mi sono sempre preso, qualsiasi decisione ci sarà, io vado a casa sereno con la coscienza a posto,
senza nessun problema. Se ho sbagliato qualcosa me ne assumo le mie responsabilità, sicuramente ho sbagliato. È il secondo anno che faccio questo, che faccio l'allenatore, quindi è chiaro che però qui sbagliamo tutti. È chiaro che poi l'allenatore è quello che viene messo in prima linea, ma questo fa parte del, del mestiere. Duro il lavoro dell'allenatore, vero Fabio? Sì, no, sono molto vicino al mister De Giuliano e lo capisco perfettamente, perché purtroppo noi siamo l'anello debole di questo bellissimo sport. Saremo e sempre noi quelli a pagare per tutti, e come diceva lui, ripeto, gli sono vicino, anche altri a volte si dovrebbero prendere le proprie responsabilità, però questa è aria fritta. E quindi secondo te, quando Del Grosso parla di altri, si riferisce ai giocatori in campo? Io credo che forse no, altri forse un po' a tutti quelli che costruiscono una squadra, a tutti quelli che fanno parte di una squadra. La squadra non è soltanto allenatore e giocatore, la squadra è la società, il magazziniere, il direttore sportivo, il presidente, tutti. Poi è chiaro, lui si è messo avanti, come giusto che sia, le responsabilità tecniche se le deve assumere l'allenatore, non ci piove. Però purtroppo a volte anche chi sta a fianco all'allenatore nei diversi ruoli che vanno ricoperti in una struttura di squadra, a volte magari questo non accade, e purtroppo questo è il problema grande che c'è e ci sarà sempre, perché trovare società con le persone giuste, ai posti giusti, organizzate, strutturate, non è semplice. Quindi poi specialmente per uno come lui, che è il secondo anno che allena, come ha detto, quindi ha voglia, si vuole mettere in mostra, si vuole mettere in discussione, non è semplice. Però io quello che posso permettermi di dirgli, se posso permettermi di dare un suggerimento, che consigli non ne posso dare a nessuno assolutamente, è quello di lavorare testa bassa, perché poi il campo e il lavoro non è una frase fatta, ma è così, paga sempre. Quindi, e poi volevo sottolineare un fatto, che da quello che ovviamente ho potuto vedere dagli highlights, non ho visto la partita, quindi non posso dare un giudizio più completo, però dal video non si sono viste tutte queste palle gol che magari una squadra importante come il Pineto poteva magari avere contro una squadra che è un po' in difficoltà, quindi giustamente c'è più rammarico. E in effetti sul gol c'è stata veramente una, diciamo, purtroppo un infortunio del portiere, che ha accennato un'uscita dove non c'era bisogno, perché la linea della difesa era schierata. Però capita. Bisogna rimboccarsi le maniche e già pensare a martedì al lavoro sul campo. E sarà, anche perché poi peraltro Roberta avrà il recupero, il Giulianova. Sì, dovrà giocare mercoledì la partita contro il Porto Sant'Elpidio. Invece in casa Pineto, perché poi da Andrea voglio tornare un attimo sulla questione Del Grosso Giulianova, però da te invece volevo chiedere un'analisi sulla partita, sull'esordio, gli ultimi minuti di Mincleri, l'addio di Orlando in difesa. Ecco, è partito un difensore, è arrivato un centrocampista con determinate caratteristiche. Pensi che adesso sia una rosa al completo, oppure che serva ancora qualcosina? Perché comunque da recuperare un po' c'è. Sì, assolutamente, infatti perciò abbiamo chiesto. Anche perché poi noi prima abbiamo parlato, perdonami se ti interrompo, del Teramo che non segna. Ma te hai fatto giustamente la domanda, gli attaccanti neanche a Pineto segnano granché. No, infatti per questo abbiamo girato poi la domanda da Mauro. Tra l'altro io ho girato da Mauro anche la domanda che Andrea aveva posto a me durante la diretta di oggi pomeriggio, ovvero se Mincleri fosse ciò di cui Pineto avesse effettivamente bisogno in questo momento, perché probabilmente qualcuno si aspettava forse l'arrivo più di un attaccante, diciamo più da centravanti. Mincleri, a mio avviso, come ho detto anche ad Andrea oggi pomeriggio, andrà ad agire in una posizione più da trequartista, tra virgolette, ovvero quella posizione che oggi occupava Esposito e che era originariamente di Palumbo, anche se Esposito
Esposito non sta facendo male in quel, okay, in quel ruolo fino a questo momento, probabilmente anche Esposito meglio di Palumbo. Però che Esposito ha attitudini anche offensive, però non è proprio un vero trequartista, è più una mezzala. Esatto, esatto. Per cui secondo me quello sarà poi il ruolo in cui Milinkeri andrà, andrà a giocare, quindi comunque in appoggio. Mentre davanti c'è appunto questa carenza che, di cui abbiamo parlato già prima, che effettivamente gli attaccanti ci sono, però si dovrebbero sbloccare. Oggi Cerceluti per esempio non ha giocato una buona partita, però è mancato anche lui negli ultimi 16 metri. Per quanto riguarda la prestazione invece di oggi di Milinkeri, abbiamo potuto vedere poco perché certo, ha giocato soltanto gli ultimi minuti, per cui non è giudicabile. Senti, non è Roberta, giudicabile. Visto che siamo quasi, tra poco dobbiamo aprire la parentesi Campobasso notaresco, prima di salutarti volevo chiederti, perché il Pineto settimana prossima, anzi mercoledì, dovrebbe giocare contro il Castelfidardo? Guarda, io non ho visto il prossimo turno, sinceramente. Vediamo. Lo possiamo vedere insieme, non ho guardato. Ah no, c'è il notaresco Castelfidardo, ecco, va a Porto Sant'Elpidio. Sant'Elpidio. Oh, adesso, al netto di questo, contro il Porto Sant'Elpidio, che avrà l'impegno infrasettimanale contro il Giulianova, anche in questo caso possiamo dire che tutto sommato, facciamo un po' un parallelismo con quello che abbiamo detto prima di Serie C, tutto sommato se la Cavese è buon per il Teramo, l'Atletico Porto Sant'Elpidio è buon per il Pineto per dare continuità. Ma sì, probabilmente insomma è una squadra che non è così impegnativa, anche se ovviamente di partite facili non ce ne sono, però il Pineto ha comunque un organico importante e se riesce a trovare un po' di continuità, visto che comunque veniva da questo stop così lungo di 40 giorni, insomma potrebbe riuscire a fare qualche punto da in più. Andrea, rapidissimamente vengo da te per tornare sulla questione Giulianova, perché non è la prima volta che Federico Del Grosso, anche dopo Giulianova, Cinzia Albalonga, e c'eri proprio te Roberta, insomma ha detto io mi prendo tutto quello che c'è da prendermi, però non è che sono l'unico qui, Sì, io penso che davvero a Giulianova Del Grosso se ha delle responsabilità sono molto limitate. Fatto stesso che c'è questo via vai con giocatori che vanno via, che arrivano, ci sono degli infortunati, insomma non gira granché bene. Giulianova ha delle difficoltà sia in difesa, dove ha dei giocatori esperti ma stanno deludendo. Cito Danna, che neanche un difensore pieno di ruolo, ma quando si è disimpegnato, sì, ma il riferimento è soprattutto a quello che è successo con la Cinzia Albalonga, perché poi oggi c'è stato quel gol di Paoli che è stato un eurogol. Oggi non è che ci sono grandissime responsabilità, però Giulianova ha preso 8 gol in 7 partite e ha segnato soltanto 2 gol, quindi ci sono problemi in difesa ma soprattutto in attacco, e dovevano essere risolti dagli arrivi di Campagnacci e Pedalino, però Pedalino sta così e così. Oggi Campagnacci ha giocato dall'inizio, prima partita da titolare, ha avuto un'occasione soltanto alla fine. È una squadra a centrocampo molto giovane, oggi ripeto c'erano tante assenze, non è facile. Il Giulianova ha una strada sola: uno, cercare di dare stabilità all'organico, rinforzare questa rosa; due, puntare sul Fadini, però purtroppo senza pubblico anche l'effetto Fadini in parte si disperde, e il pubblico è sempre servito tanto al Giulianova, perché in casa sua il Giulianova ha sempre costruito le sue fortune nei vari campionati, sia quando doveva vincere il torneo sia quando si doveva salvare. È una delle squadre più penalizzate dalla mancanza di pubblico, perché è la squadra che più ha fattore campo, specie in Serie D, quindi cavarsela da soli in questo contesto con tutti i limiti che ha la rosa è ancora più difficile. Eh sì, perfettamente ragione. Roberta. Sì, oggi la mancanza di un centravanti un po' più di peso, anche una mancanza di centimetri, si è proprio lì davanti, si è sentita molto. Roberta, 30 secondi sul Pineto. Il Pineto ha fatto
la miseria di 5 gol finora. Siccome gli attaccanti che hai in rosa sono attaccanti importanti, probabilmente se è arrivato Mininkleri, non so se resterà o meno Palumbo, ma evidentemente la società ha ritenuto che in quel settore del campo, cioè nei trequartisti, magari Palumbo, magari che ne so, Ciarcelluti, Bugaro che gioca a corrente alternata, lì probabilmente c'è qualcosa che non va e gli attaccanti non vengono riforniti adeguatamente. Forse gli attaccanti stanno rendendo al di sotto, ma forse questa squadra fa fatica proprio nel legare il gioco con l'attaccante. E in quel senso voglio vedere l'arrivo di un giocatore che, attenzione, parliamo di un gran calciatore in Serie D, uno abituato a vincere i campionati, quindi io non mi sogno minimamente di mettere in discussione la forza di Mininkleri. Evidentemente lì si ritiene ci siano i problemi offensivi principali della fase d'attacco del Pineto. Assolutamente. Grazie Roberta. Grazie a voi, buona serata a tutti. Per essere stata con noi. Noi cambiamo argomento, andiamo a Campobasso col servizio di Paolo Renzetti. Il Campobasso batte 4-1 il Notaresco. Va al Campobasso per 4-1 il big match di giornata del girone F nella sfida fra due delle pretendenti alla vittoria finale del torneo. A fare la differenza al nuovo Romagnoli la coppia Esposito-Cogliati, con il primo ad inventare ed il secondo a segnare un poker di reti. Al comunale di Selvapiana squadra in campo con il 4-3-3, prima del via minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Avvio aggressivo dei molisani in campo con la maglia bianca, che però rischiano al sesto minuto quando Marchionne con un tiro a giro chiama Raccichini alla deviazione in calcio d'angolo. Gli abruzzesi rispondono colpo su colpo agli attacchi locali fino al quindicesimo, quando Colombatti va a commettere fallo da ultimo uomo in chiara azione da rete su Vitali in posizione dubbia. Il direttore di gara estrae il rosso ed espelle il difensore abruzzese, con il Notaresco che resta così nei 10 per quasi tutto il match. Gli ospiti però non demordono e al venticinquesimo si vedono con una punizione di Frulla che spedisce il pallone sopra la traversa. Passa un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio con la punizione calciata da Esposito ed il servizio in area per Cogliati, che al volo mette il pallone alle spalle di Sciba. Gara ancora più in salita per il Notaresco in 10 e sotto di una rete, che rischia anche al 31esimo quando Bontà sotto porta manca il bersaglio grosso. Attacca la squadra di Cudini con Esposito al 33esimo, pericoloso, e che chiama Sciba al miracolo. E il Campobasso a fare la gara con gli ospiti ora in sofferenza, ma che al 37esimo, prima con Speranza e poi con Dos Santos, falliscono il pareggio a tu per tu con il portiere di casa. Il finale di tempo al 45esimo vede però il pareggio abruzzese propiziato da Dos Santos, che se ne va verso il portiere di casa dopo un lancio millimetrico di Marchionni prima di essere atterrato da Menna in area. Fallo evidente e rigore assegnato da Mirabella di Napoli, che ammonisce anche il giocatore di casa. Dagli 11 metri Banegas non sbaglia, mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio, con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al terzo i molisani si riportano però in vantaggio grazie ancora a Cogliati, che su assist di Esposito non sbaglia, regalando alla sua squadra il nuovo vantaggio. Doccia gelata nel freddo pomeriggio del nuovo Romagnoli per gli abruzzesi, costretti nuovamente ad inseguire. Al nono minuto proteste vibranti all'indirizzo del direttore di gara del tecnico di casa Cudini, che viene espulso. Si innervosisce e non poco il match, mentre al 13esimo Epifani manda in campo Gallo per Di Stefano, con gli abruzzesi che passano alla difesa a 3. La squadra del tecnico abruzzese cerca di attaccare, ma gli spazi di manovra per il Frulla e compagni sono ridotti, con i locali che si rivedono così al 19esimo, quando dopo un'uscita difettosa di Raccichini la palla prima della linea di porta viene allontanata da Dalmazzi. Al 22esimo c'è un lampo molisano con il tiro di Cogliati parato a terra da Sciva. Al 24esimo Vitali cade in area abruzzese dopo un contrasto e chiede il rigore, con il direttore di gara che va invece ad ammonirlo per la seconda volta per simulazione. Rosso per l'attaccante locale e nuova parità numerica in campo, con il Notaresco che crede nella rimonta ma crolla, perché alla mezz'ora ancora Cogliati in area notareschina fra 3-1 e tripletta personale. Brutto colpo per Sciba e compagni, che provano a rifarsi sotto prima di subire al 36esimo il 4-1 locale, griffato ancora dallo scatenato Cogliati, autore di un poker di reti. Per gli ospiti, vicini a subire il quinto gol al 92esimo ad opera di Vanzan, arriva così una sconfitta pesante nel punteggio, ma che non cambia la storia di un campionato ancora tutto da scrivere e da giocare. Una punizione pesante per il Notaresco in partita fino a 15-20 minuti dal termine, poi ristabilita la parità numerica sono arrivati i gol della sicurezza della formazione di casa.
Sì, hai fatto un'esamina precisa della partita. Siamo partiti dopo l'espulsione di Colombatti, logicamente abbiamo fatto una grande partita secondo me, perché eravamo in 10, siamo rimasti con Biangiardi a fare il centrale, non ho toccato niente perché vedo che la squadra stava bene, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto un'altra occasione ed ero veramente contento. Poi secondo tempo siamo rientrati, abbiamo fatto un'ingenuità grossa dove abbiamo regalato il secondo gol, abbiamo regalato il terzo gol in area di rigore, da buttarla via l'abbiamo tenuta lì e Cogliati ci ha fatto gol. E quindi il dispiacere è questo: quando regali dei gol così a una squadra forte come il Campobasso poi diventa tutto difficile, e il dispiacere è che avevi speso talmente tanto quando eravamo in inferiorità numerica facendo grandi cose e devi portare a casa. Il momento in cui siamo rimasti in parità numerica paradossalmente abbiamo fatto peggio, anzi abbiamo fatto male, perché prima facevamo bene e abbiamo fatto male. E questa è una brutta sconfitta sicuramente a livello di risultato, ma non scalfa tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, su 9 partite che abbiamo giocato fino ad oggi, la prima partita forse che stecchiamo. E dispiace perché contro il Campobasso ci teniamo a fare una grande partita, però da domani si pensa alla prossima. Gli ho detto ai ragazzi testa alta e ci mettiamo questa partita, ce la mettiamo bella in tasca, ce la ricordiamo, perché quando incontri squadre forti non puoi concedere nulla e se tu concedi qualcosa diventa difficile. Poi è una legge del calcio: quando regali 2-3 gol a una squadra forte è difficile vincere, nemmeno pareggiarla. Quindi oggi ci è successo questo e ce la dobbiamo tenere bene a mente e dobbiamo ripartire subito, perché fino ad oggi abbiamo fatto delle grandi cose. Espulsione di Colombatti, avete protestato probabilmente per la posizione di Vitali. Sulla prima espulsione, perché credo sull'espulsione di Colombatti, a parte la partenza non lo so perché non l'ho vista, però credo che Gabriel ha toccato la palla prima, secondo me non era fallo. In una partita così importante prendo una decisione dopo pochissimo, rovinare una partita di spessore in questa maniera, devi essere super sicuro di cacciare un giocatore del genere. Io credo che la palla poi ha cambiato direzione, ma si è visto bene che il ragazzo ha preso prima il pallone. Per quanto concerne l'azione del rigore, poi su Dos Santos, secondo te su Menna c'era il rosso, è stato giusto il giallo? Guarda Paolo, ci sono stati tanti episodi dove potevano essere dei rossi oggi, perché la partita è stata molto tensione alta, ci sono state un paio di entrate che si potevano fare il rosso. Io non avrei rovinato la partita dopo poco tempo, perché poi cambiano tutti i piani della preparazione della partita, cambia tutto. E allora, una partita condizionata da qualche decisione arbitrale, ma soprattutto condizionata da, mi permetto di ribattezzarlo, Gogliati, e lo chiedo in collegamento telefonico con noi il collega Gianni Bruno di Telemolise, che saluto, che ringrazio. Ciao Gianni. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. Gogliati va bene? Gogliati... Con la G... Con la G davanti invece che con la I, con la C, perché praticamente segna sempre. Hai detto benissimo Jacopo, abbiamo anche detto negli spogliatoi che lui probabilmente a questo punto ha un conto aperto con il notaresco, visto che nello scorso mese di gennaio proprio a Notaresco segnò una tripletta in quel 3-1 del Campobasso, quest'oggi 4 gol, quindi praticamente in 12 mesi, in un anno solare, ha preso di mira 7 volte proprio il notaresco. Cogliati ha avuto una precisione chirurgica, una potenza, una fame incredibili quest'oggi a Selvatiana, credo abbia calciato 6 volte in porta segnando 4 e quindi una percentuale realizzativa dell'85-90%, implacabile, ma sicuramente grande contributo offerto da Esposito, che è un ottimo recupera palloni, è un smista palloni incredibile. Infatti praticamente dai suoi piedi sull'asse Esposito Cogliati sono nati i gol del Campobasso, ripeto, anche simili alcuni perché sono stati in diagonale, ma qualcosa di studiato e che ha punito il notaresco in 4 circostanze. Senti Gianni, abbiamo sentito le parole di Massimo Epifani al termine della gara e mentre rivediamo le immagini dell'espulsione in apertura di Colombatti, ti chiedo se anche te hai avuto la sensazione che la
giornalisticamente parlando, la direzione di gara di questo Mirabella di Napoli abbia probabilmente dopo un quarto d'ora un po' indirizzato la gara con questa decisione. Beh, sicuramente sì, la gara è stata sicuramente condizionata da questa espulsione, ma ti dirò che sicuramente il notaresco si è fatto apprezzare molto, perché subito dopo l'espulsione di Colombatti non si è notata questa differenza di uomini in favore del campo basso, anzi a livello di atteggiamento il notaresco ha sempre cercato di offendere, alla lunga sì si è visto, e soprattutto in qualche buco difensivo che si è inevitabilmente creato, ma i tre davanti erano in partita, Banegas, Dos Santos e Marchionni, quindi lo ha spiegato nell'intervista che ho ascoltato, lo stesso Epifani, questo è stato il motivo per il quale poi non ha tolto un attaccante e inserito un difensore. Per quanto riguarda la direzione di gara di Mirabella di Napoli, diciamo che probabilmente ha scontentato entrambe le squadre, sia Epifani ma anche Cudini, che tra l'altro è stato espulso. Mi riferisco, per quanto riguarda la parte campobassana, all'espulsione di Vitali per simulazione, una simulazione insomma abbastanza gratuita, quella ravvisata all'attaccante di Cudini dopo il contatto con Blando. Sì. Per quanto riguarda la direzione in sé, in alcuni frangenti è sicuramente sfuggita di mano, ha perso il controllo della situazione, però sicuramente non ha inciso sul risultato. Gianni, per chiudere, flash, ti chiedo se a questo punto il campo basso diventa, se tutto il peso della vittoria del campionato cade adesso sulle spalle del campo basso. Beh, a questo punto sì, però le inseguitrici sono valide, lo abbiamo visto quest'oggi a Selvapiana, c'è un 4-1 pesante, ma il notaresco è una squadra forte, questo voglio sottolinearlo, il Campobasso sembra essere una spanna sopra gli altri, ma a dirlo dovrà essere sempre soltanto il campo, Jacopo. Io ti ringrazio Gianni per essere grazie stato con noi, ovviamente un giornalista di Telemolise che segue le vicende del Campobasso, ma soprattutto che fa parte della nostra famiglia di TV6 e Telemolise. Grazie Gianni per essere stato con noi. Grazie a te Jacopo, grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie a Gianni Bruno. Chiedo a Fabio Montani a questo punto, Fabio, il Campobasso squadra da battere senza mezzi termini, perché ha già la vetta della classifica e in più una partita da recuperare. E io già mi sono espresso a inizio stagione quando parlavo con qualche tuo collega, per me è la squadra più importante, più forte, e proviene da un campionato, quello dell'anno scorso, quindi ha una struttura di gioco già ben collaudata, ho molta stima del suo allenatore, quindi credo che sia la squadra più forte in assoluto. Vediamo un po' le moviole, sono tre gli episodi, però li invertiamo, 1, 3, 2, questo per la regia. Il primo episodio, ovvero quello che di fatto, come avete sentito anche dalle parole di Massimo Epifani, indirizza la partita, cioè questo lancio in profondità con il contrasto con l'espulsione di Colombatti. Ora, ne ha parlato Epifani, l'avete sentito anche nell'intervista. Andrea, tu che impressione hai? Poi chiedo anche a Fabio che impressione ha avuto. Guarda, io in diretta nel rivedere l'azione ho detto che ci poteva stare l'espulsione. Devo dire che rivedendo, Colombatti tocca un po' la palla, però la palla resta nella piena disponibilità del giocatore che, ecco, mentre in Vastese Agnonese l'altra volta era una palla che finiva fuori e l'azione era sostanzialmente finita, qui se non c'è lo sgambetto Vitali va tu per tu col portiere ed è una chiara occasione da gol, è un tentativo alla disperata, tocca appena il pallone ma la palla resta nella disponibilità di Vitali, che tocca anche lui il pallone e se lo porta davanti e non c'è dubbio che possa giocarlo, quindi io non vedo questa decisione così forzata, non sarei stato neanche scandalizzato da un cartellino giallo, ma non posso dire che il rosso è fuori luogo, perché lì Vitali andava davanti al portiere ed era una chiara occasione da gol in zona fascia centrale. Fabio, sei d'accordo? Sì, prima guardandolo pure io avevo qualche perplessità in velocità, adesso con il rallenti sicuramente lui la palla la tocca, ma la tocca in maniera molto lieve
e va poi forte sul piede del giocatore. La palla non cambia traiettoria ma continua ad andare dritta, quindi come diceva Andrea era nella sua possibilità di arrivare in porta, e piuttosto magari con l'uscita di Speranza dietro al centravanti, lì deve andare a fare il 23, questo qui sotto deve andare a fare la copertura difensiva, se era più stretto non si infilava lì in mezzo il numero 11. E allora vi faccio vedere l'altro episodio, che è il calcio di rigore assegnato al Notaresco, perché a questo punto anche questo è fallo da ultimo uomo, Menna su Dos Santos, Andrea e poi Fabio. Allora, per quanto riguarda i calci di rigore, ormai c'è il concetto della cosiddetta genuinità, cioè quando c'è un fallo... guarda Bianciardi che arriva e dice, oh ragazzi, ma guarda che questo è l'ultimo uomo. Allora, quando viene concesso un rigore, se il difendente può cercare la palla, è nella condizione di giocare la palla, cerca di giocare la palla, perde il duello e fa fallo, e forse è questo il caso, c'è il giallo. Quando invece il difendente non ha possibilità di intervenire sul pallone e volontariamente stende il giocatore per impedirgli il tiro, allora in quel caso c'è il rosso. Evidentemente qui l'interpretazione dell'arbitro, e io sono d'accordo con lui, è che è stato un contrasto, Menna cercava di intervenire sul pallone, Dos Santos ha fatto meglio e si è procurato il rigore. Probabilmente l'espulsione non ci stava, rifacendomi l'interpretazione sulla cosiddetta genuinità del fallo. Poi è chiaro che dopo l'espulsione precedente si presta ad altre interpretazioni, ma di solito in area di rigore questo è il discrimine. Fabio, sei d'accordo? Sì, se la norma parla chiaro, come dice Andrea, quindi in quel caso non c'era genuinità, quindi può optare per il giallo, però secondo me, e guardando anche il rigore che non ha dato ha munito una persona per simulazione. Sì, adesso lo rivediamo, che è il rigore che reclamava Vitali, che invece ha preso il secondo giallo ed è l'ultimo episodio da Moviola che vediamo. C'è questo contrasto e c'è, se non erro, non so se con Di Stefano, secondo giallo, simulazione e dunque anche il campo basso in 10 uomini. Io penso che, come diceva Epifani, oggi l'arbitro ha avuto una giornata un po', diciamo, sfortunata, perché secondo me questo è rigore tutta la vita, non è simulazione. Andrea? Beh, io sono un filo più perplesso, non so, c'è anche il difensore che impalla un po'. Certo, lo sguardo che ha il difensore del Notaresco mi sembra uno sguardo colpevole, però io non so. Guarda, sai cosa Andrea? Sono sì. Sfumature, sono col massimo rispetto, tu lo sai, ci conosciamo, certo, quindi assolutamente. Certo, certo. E sono sfumature che solo chi ha avuto l'opportunità di giocare a pallone, a calcio, riesce a sensazioni riesce ad avere. Il giocatore che se lo vede arrivare, lui arriva a 2000 da dietro, lui parte da fermo, non ce la fa, è la classica mossa che si fa mettendo il mancino, lui ha messo il mancino e lui subito giustamente si è buttato giù, ha toccato anche la palla quindi portandosela avanti. Queste sono cose che solo chi ha giocato a volte riesce a captare, però ripeto, è sbagliare. La dinamica, tu dici Fabio, dell'azione, nel senso che il difensore è quasi piantato perché ovviamente sta facendo un'altra cosa, l'attaccante arriva veramente a velocità tripla rispetto a lui, a quel punto non può fare altro che questo attaccante così veloce, giusto? Esatto, lui non può fare altro che mettersi avanti perché non lo può lasciar passare. E quindi come si mette avanti con la gamba e col corpo, io gli passo avanti, gli tocco la palla con la punta, se mi tocchi io mi butto, e lui ha fatto così. Quindi, Fabio, secondo me... questa sconfitta anche psicologicamente secondo te può incidere sul prosieguo del campionato del Notaresco? Ma io penso proprio di no, perché sarebbe sciocco. Notaresco sta facendo grandissime cose, come ha detto il suo allenatore, ha una squadra forte, importante, è costruita per vincere e quindi ha giocato con una squadra che secondo me è un filino più avanti, è uno scontro diretto e che purtroppo è stato diciamo un pochettino trasformato con queste espulsioni in una partita un pochettino decisa, perché lasciare un uomo in più al campo basso in casa loro
non è poco, quindi ha resistito fino a fine primo tempo. Secondo tempo magari quel secondo gol gli ha un po' tagliato le gambe e l'arbitro ci ha messo del suo, però come diceva Epifani, fa tesoro degli errori fatti, delle giocate, di tutto quello che ti lascia una partita, però assolutamente deve essere messo alle spalle, non può andare a macchiare tutto quello di buono che fino ad oggi ha fatto il Notaresco, assolutamente, sarebbe sciocco. Assolutamente sì, peraltro io prima avevo confuso, è il Notaresco che gioca contro il Castelfidardo, gara questa che potrebbe essere ulteriormente rinviata, ma poi lo vedremo in settimana. La vera sorpresa del campionato continua ad essere il Castelnuovo, che vince anche a Piedimonte Matese 2-1 e si piazza al secondo posto in campionato servizio. Dopo i weekend dedicati ai recuperi, l'FC Matese per risalire la classifica incontra un cliente abbastanza scomodo come il Castelnuovo Vomano, che manifesta in pieno l'interesse di confermarsi tra le prime posizioni. Il signor Dorillo della sezione di Torino, a capo della terna arbitrale per il club matesino, sono arrivati saluti di Negro e Menicucci e di tesseramenti dell'ex difensore dell'Olimpia Agnonese Cassese, l'attaccante proveniente dal Caldiero Terme, Luis Fabian Galesio. Per la cronaca, i locali si fanno preferire nelle prime battute di gioco a Bre, calcio dal limite, ma manca di precisione, calcio di punizione al 17° dalla corsia di destra, Costantino in elevazione, spedisce alto, ancora i matesini ad essere propositivi dopo una giocata di Bre, girata di testa di Galesio che non riesce a dar forza, e Natale para in tuffo, calcio di punizione in favore dei teramani dal limite, proprio con Di Ruocco, ci pensa la barriera a proteggere Palombo. Altra situazione da fermo al 40° destro al veleno di Degidio sulla respinta di Palombo, marcatura annullata per posizione irregolare, primo tempo che si chiude con un calcio piazzato di Barone sul primo palo, fa buona guardia Natale, seconda parte di gara con la regia di Antonio Di Perna, l'episodio al 16° cross di San Severino, Barone in maniera irregolare su Fagioli, l'arbitro indica il dischetto dal quale Di Ruocco sceglie una soluzione rasoterra e spiazza Palombo per lo 0-1, reazione immediata dei campani al 23°, pimpante acrobazia di Abré dal limite, da applausi la risposta di Natale che si riconferma in giornata super. Alla mezz'ora cala però il gelo sul Ferrante per mano di Stefano Di Ruocco, che con un gesto tecnico ammirevole realizza lo 0-2, la sua doppietta personale che taglia di fatto le gambe ad un Matese stordito che si fa rivedere dalle parti di Natale con Abré intorno al 33°, la cui battuta a rete viene deviata in corner dalla retroguardia ospite, 36° tentativo dal limite di Barone, pallone che scavalca la barriera ma non impensierisce l'estremo difensore del Castelnuovo. Nel secondo minuto di recupero Porrini del Vomano, membro della barriera, resta la corsa del pallone con il braccio, scorrettezza che gli comporta il doppio giallo e lascia il Vomano in 10, calcio di rigore per il Matese che trasforma il nuovo acquisto Galesio, un gol che serve soltanto a rendere meno amara la sconfitta per la compagine di Piedimonte, che spera di invertire la rotta già da domenica prossima in trasferta contro il Cinzia Albalonga, quinta vittoria in 7 gare invece per il Castelnuovo Vomano, prossimo avversario del Campobasso per una sfida al vertice. Una bella vittoria, importante anche per la classifica, no? Non so cosa intendi tu per la classifica. La vostra classifica? No, Arrigo, perché per noi è importante per la classifica, perché sicuramente questa vittoria siamo molto contenti per come è venuta, per come l'abbiamo ottenuta, ma i punti che ci servono, questi sono punti che ci servono a noi per gli obiettivi che ci siamo prefissi all'inizio del campionato, che è quella di una salvezza tranquilla. Di restare in categoria. Noi dobbiamo rimanere in categoria, siamo una squadra molto giovane. E ripeto, siamo contentissimi di questo tipo di prestazione, che oggi con 6 fuori quota in campo, i ragazzi credono in quello che fanno, si allenano sempre al massimo e la domenica poi ottengono i frutti del lavoro settimanale, e gli devo solamente dire grazie e bravi per quello che stanno facendo. Si aspettava un Matese più pericoloso? Mi aspettavo una squadra che dice, so che è difficile venire a giocare qui. Ho vinto quasi tutti. È sempre un campo difficile dove io ho visto per esempio la partita con la Briglia, e anche la Briglia ha avuto le sue difficoltà per pareggiare questa partita, però è un campo
poi ha dei giocatori caratterialmente molto forti, e se noi non siamo bravi a pensare solo esclusivamente a giocare la partita e ci lasciamo andare magari dietro agli avversari, sicuramente correremo qualche rischio in più. Secondo lei sull'azione del rigore, che poi è stata l'azione fondamentale della partita, lei ha potuto vedere dalla panchina, secondo lei il rigore era giusto o non era giusto? Il rigore è nettissimo, ho sentito il rumore della gamba, ma tutti quanti hanno detto, anche loro, il rigore era sì, nettissimo. Anche dalla tribuna stampa a noi è apparso netto il rigore. No, nettissimo, sì, sicuramente lì la partita ha preso una piega diversa da quella che perché era in netto equilibrio prima di quel rigore, lì l'ha fatto pendere dalla nostra parte. Fabio, come si fa a tenere la barra dritta in una squadra che per la prima volta arriva in Serie D, approda in Serie D ed è già in quella posizione di classifica? Un allenatore come fa? C'è una risposta, Jacopo, semplicissima, e mi riallaccio a quello che ti ho detto quando abbiamo parlato di Giulianova. Quando c'è programmazione, quando ci sono strutture, quando c'è organizzazione, quando si dà seguito al lavoro di un allenatore, in questo caso Di Fabio sta lavorando l'anno scorso su un impianto di gioco, su un gruppo di giocatori, quest'anno la squadra l'ha ritoccata in maniera chirurgica, senza fare quello che dicevi tu prima, giocatori che vanno e vengono, tre partite ne arrivano due, ne vanno via quattro, dove tu non puoi metterci le mani. Stanno facendo un lavoro d'equipe a livello societario, a livello tecnico importante, e i risultati si vedono. E purtroppo queste cose non sono facili da trovare. Peraltro Fabio, qualche settimana fa proprio Di Fabio aveva detto già sento qualcuno che guarda la classifica, che ci dice andiamo a vedere che cosa hanno fatto le prime, la seconda e quant'altro. Io invece queste cose qua, e lo ha detto ai nostri microfoni, quindi non in camera caritatis, queste cose poi rafforzano la figura dell'allenatore anche agli occhi dei giocatori? Certo, perché non dice nulla di sbagliato, è una cosa anche normale che possa accadere questo, perché è una neopromossa, quindi nessuno si poteva aspettare magari una cosa così importante adesso, e quindi però le persone che sanno fare calcio come lui, che hanno fatto calcio come lui, e non solo lui, vedrai che lui avrà accanto a sé persone che lo aiuteranno in questo momento a buttare acqua sul fuoco, perché ci sta sempre il personaggio o qualche dirigente tifoso che giustamente possa sognare, ma come è giusto che sia, però dopo ci vuole tranquillità, serenità nel saper leggere le situazioni, perché ci sono squadre importanti come il Notaresco, che è una vita che fa la D, lo stesso Campobasso che ha fatto una squadra e sta facendo la stessa cosa del Castelnuovo a livello strutturale di squadra, quindi bisogna volare basso, e quindi lui lo sa, l'allenatore, ed è giusto che dica così. E i giocatori, siccome ha giocatori forti e intelligenti, ne conosco diversi, sicuramente gli andranno dietro. Andrea, peraltro ti faccio vedere il prossimo turno di campionato di Serie D Girone F, così concludiamo perché siamo davvero in chiusura. Perché te lo faccio vedere? Perché adesso il Castelnuovo avrà due impegni in casa, Campobasso, come vedete, e Notaresco. Almeno per una settimana a Castelnuovo possono sognare, poi se dovesse andare bene col Campobasso, ma sarà durissima, il sogno può essere ulteriormente alimentato, però insomma l'importante è che Castelnuovo viva questo momento con grande umiltà, piedi per terra, magari i tifosi possono sognare, la squadra deve mantenere equilibrio e consapevolezza dei propri mezzi, l'auspicio è che Loviso possa esserci, che possa recuperare Sbarbati, che Titone possa migliorare la sua condizione, che Croce possa migliorare la sua condizione, così che Di Fabio possa presentarsi al meglio possibile in un appuntamento così. Campobasso, visto che prima parlavamo dei 5 gol del Pineto in 7 partite, problemi offensivi, Campobasso ha segnato in 6 partite 18 gol, 3 gol a partita, quindi sono numeri che parlano chiaro a fronte di appena 2 gol subiti. È chiaro che la squadra da battere in questo momento, e
quindi il Castelnuovo ha 90 minuti per misurarsi con quello che offre di meglio questo campionato. Vincere per alimentare il sogno, non perdere per restare lì, per non far allontanare il campo basso, e poi vediamo come va. Fabio, invece, quando ti rivediamo in panchina? Anche per criticarti magari qualche volta. Come no? Si scherza, eh. No, ci mancherebbe, ci sta. Vediamo un po' che succede. Adesso, sinceramente, come dicevo prima, qualcosina c'è. Oggi mi sono visto questa partita di questa squadra che è di un altro girone. E vediamo che succede. Oggi purtroppo per loro non andrà bene. Vediamo un po' se viene fuori qualcosa di interessante. Non vorrei essere banale come magari capita spesso nel dire progetti giusti, tutte queste belle parole, però le esperienze che ho vissuto negli anni passati mi hanno dato delle certezze, sicuramente maturato, e la consapevolezza di che se devo farlo, nel senso che mi piace tantissimo, la passione che ho, lo voglio fare dove ci sono le condizioni, le persone giuste, altrimenti non ne vale la pena. Fabio, io ti ringrazio, ti auguro un buon Natale ovviamente a te e alla tua famiglia, speriamo insomma di rivederti presto come allenatore. Nel nostro girone ci farebbe piacere tantissimo, anche non dovesse esserlo va bene uguale, anche perché a proposito di altri gironi, Andrea, oggi abbiamo un nostro rappresentante nel girone G, che non so se è quello che ha visto Fabio Montani oggi, non lo so, però abbiamo una nuova capolista che è andata in fuga, il Latina, con sulla poltrona di direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, che ha battuto il Savoia nello scontro diretto 2-0 e quindi vola in classifica. Quindi poi noi seguiamo Fabio, anche dovesse essere un altro raggruppamento, noi e oltre i nostri. Mezz'ora per Luca Orlando, che ha debuttato con la maglia del Latina, ha giocato, sì, oltre mezz'ora. Dicevo Fabio, noi i nostri poi li teniamo sempre sotto controllo, anche se andate altrove, eh? Ma io vi conosco bene, quindi lo so, non ho dubbi su questo, quindi vi saluto, vi faccio gli auguri a tutti voi, alla famiglia di TV6, e spero di rivedervi presto. Un buonissimo Natale a tutti. Grazie Fabio. Tanti auguri a te e alla tua famiglia. Grazie ad Andrea Costantini in regia. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti, a presto. Grazie a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti che hanno lavorato anche oggi in maniera alacre, grazie a voi che ci avete seguito. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima a 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.